avevo un volante in mano, se qualcuno mi avesse detto tu andrai alle Olimpiadi, io gli avrei chiesto cosa avesse fumato, per dirmi una roba di quel genere. E invece oggi sono un ciclista e i miei compagni sono stati la mia scuola, il mio corso accelerato, io dico sempre il mio cepu con una battuta. Ancora oggi mi raccontano delle cose con, insomma, come dire, con grande affetto ma anche comprensione, perché io continuo a ignorare molto dello sport che mi ha accolto e mi ha regalato già tantissime soddisfazioni. Quel giorno incontrai uno di quelli che sono oggi gli alfieri di questa nazionale bellissima, di questo gruppo fantastico che è Vittorio Podestà. Aveva questo attrezzo agganciato sul tetto della macchina che mi incuriosì molto, poi lui è un chiacchierone e da lì è iniziata una cosa che poi Fabrizio ci ha messo il suo, mi ha spinto moltissimo e la prima volta che provai a spingere le leve dell'handbike fu alla maratona di New York nel 2007 e da lì è iniziata una cosa che poi insomma continua ad andare avanti, che ogni giorno che si alza il sole tu puoi fare qualcosa, che tu sia abile, disabile, intelligente, meno intelligente, io cerco di fare qualcosa ogni giorno e ho la grande fortuna, nonché il grande privilegio, di poterlo mettere al servizio della mia passione, perché la gente dice Zanardi, ma tu sei un fenomeno, fai delle cose incredibili, ma dove trovi la forza, il coraggio? Beh, signori, io devo mettermi in mente che la mattina mi alzo e posso fare delle scelte, posso decidere che cosa fare, e lo trasformo anche in una opportunità di carattere professionale, perché insomma fare ciclista è un po' anche il mio lavoro, grazie anche all'affetto e al sostegno che voi tutti mi date, per cui mi viene molto semplice fra tutto questo, non ho nessuna fretta di arrivare a Rio de Janeiro, anche se sono fortemente determinato ad andare, però non ho nessuna fretta perché mi diverte fare ciò che faccio, mi diverte prendere ogni giornata come una nuova occasione per cercare di migliorarmi. Poi attenzione, la domenica non è che io sia decubertiano che dico vada come vada, è logico che se sono lì cerco di vincere, però in fondo sì, vada come vada, perché ciò che conta davvero è tutto quello che hai fatto per arrivare a quell'appuntamento preparato al meglio, dopo aver costruito tutto quello che potevi sopra i tuoi talenti, dopodiché se vinci è logico che sei più contento, ma se in contù sai di aver fatto tutto quello che potevi, qualsiasi risultato va bene in fondo. Perché questa sera ho sentito veramente delle parole bellissime, insomma tante volte noi tutti abbiamo nel cuore delle cose meravigliose che poi le parole non riescono a far capire alle persone, le parole non riescono a descrivere, invece io questa sera, a partire da quello che ha detto il mio presidente Luca Pancalli, Mario Valentini, veramente ho sentito delle cose bellissime che potrei solo rovinare cercando di aggiungerci il mio, posso soltanto mettermi a ruota, come si dice in gergo. La metafora dei 5 secondi, giusto per fare un piccolo inciso, è una cosa che io ho un po' coniato e che secondo me si identifica bene nello spirito del ciclismo, perché il ciclismo è fatica, è lo sport che credo che faccia più la coppia con la parola fatica, anche per quello che è la percezione di chi sta a bordo strada a guardare. Ed è una cosa che a 20 anni fai fatica a capire, hai tanta forza nei tuoi muscoli, hai così tanto potenziale da esprimere, eppure quando ti senti stanco molli, poi però arrivi ad avere qualche capello bianco in testa, in certe situazioni ci sei già passato e ti rendi conto che la cosa più bella è provare ad insistere, è provare a tener duro, è provare, quando pensi di aver già dato tutto, a chiudere gli occhi e a dire ancora 5 secondi, lo posso fare. Ecco, capita, non sempre, ma ogni tanto capita che quando li riapri e giri la testa siano stati i tuoi avversari ad aver mollato, e allora lì ti rendi conto che ne valeva la pena, ed è una cosa bellissima che, credimi, si applica non solo allo sport ma anche alla vita, ai sentimenti, al lavoro, agli affetti. Ecco, quando la capisci questa cosa, poi quei 5 secondi lì li vai un po' a cercare dappertutto, tener duro, provare a fare ancora qualcosina di più quando pensi di aver esaurito ogni tipo di energia, no? È un po' che credo quello che dà senso a tante delle cose che facciamo, è una delle cose che ho visto fare i miei compagni, è una delle cose che ci racconta ogni giorno Mario Valentini, che è un grande, grandissimo capitano, ma che ha due luogotenenti fantastici che sono Fabio Trigoli e Fabrizio Di Somma, che sono ragazzi meravigliosi che ci aiutano, ci sostengono tantissimo, sono stati fino a ieri atleti a loro volta. Tra l'altro Fabio ha vinto un oro fantastico a Pechino, che veramente il suo racconto
Il racconto di quella gara è la sintesi della metafora dei 5 secondi, ma andrebbe filmato sul racconto e proiettato nelle scuole. Insomma, è un gruppo meraviglioso del quale io mi onoro di far parte e spero di poterci stare ancora un po', perché ormai, ragazzi, cioè io continuo a ignorare quello che c'è scritto all'anagrafe, ma sono del 66, poi di un mondo, e quindi è dura. E poi volevo dire una cosa, perché Marzio Borseghin mi ha rubato una cosa che io volevo dire, ma la replico volentieri. La risposta di Maniago, di tutti i comuni limitrofi, quello che voi ci avete offerto questa sera venendo ad ascoltare le nostre storie, mostrandoci l'entusiasmo, volendo in qualche modo scaldare il motore per quello che sarà la gara vera e propria dal 5 al 7 di giugno, è una cosa che mi colpisce, perché non è comune, per cui davvero grazie di cuore, grazie davvero. Alex Zanotti.